2 anni fa, di preciso il 1° ottobre 2017, ho avuto subito un'aggressione sulla linea 055, dove una persona in stato alcolico elevato ha iniziato a fare un po' di casino dentro all'autobus, mettendo paura ai Passeggeri. passeggeri, dando fastidio anche a me, perché comunque mentre stavo guidando io dovevo sentire bottiglie che si sbattevano a destra e a sinistra. E come mi sono accorto di quello che stava succedendo, sono arrivato alla fermata di Finocchio, qui su Rocca Cencia, e ho aperto le porte, ho tirato il freno a mano, sono sceso per vedere che cosa stava succedendo, mi sono trovato davanti questo ragazzo, uomo, non so, perché comunque aveva proprio il volto, si vedeva, di una persona non giovane, ma sui 40 anni più o meno, e che appena mi sono avvicinato, lui ha iniziato a caricarmi con la bottiglia. Io, per non prenderla in faccia, mi sono parato col braccio, però che è successo? Che dopo lui nel frattempo mi ha dato un calcio sulla caviglia, per terra, dato che era bagnato perché aveva buttato la birra per terra. Stavo scivolando. Nel mantenermi, per evitare di cascare per terra, lui ha visto che io avevo le mani occupate e ha approfittato e mi ha dato una bottigliata qua sulla parte del volto laterale, qui. Vado all'ospedale, niente, mi fanno tutti gli accertamenti, mi trovano un trauma cranico, contusione all'avambraccio sinistro e caviglia sinistra. Dopodiché faccio tutto l'iter dell'infortunio con l'INAIL. Finito l'infortunio, io ho aspettato che comunque l'azienda mi chiamasse per andare a fare le visite, ovviamente di idoneità, perché superati i 60 giorni continuativi di malattia e infortunio, l'azienda ha l'obbligo di farti fare le visite. E quando sono andato a fare la visita, sono risultato idoneo su tutti le analisi, tranne che alla visita oculistica, dove purtroppo, dopo aver fatto due interventi, sia di cataratta traumatica che di vitrectomia per emorragia retinica, sono risultato non idoneo permanente alla guida. E da qui inizia tutto il calvario, perché l'azienda non mi faceva rientrare al lavoro, né tantomeno spiegarmi se l'azienda si stava adoperando per un qualcosa di diverso da quello che potevano essere la mansione che in precedenza io occupavo. E dopo svariate volte che io ho chiesto di rientrare al lavoro, loro mi hanno inviato una mail dove hanno detto che non mi dovevo presentare in azienda, perché se mi fossi presentato in azienda loro mi avrebbero fatto cacciare con le forze pubbliche al di fuori dei locali aziendali, e che avrebbero preso provvedimenti disciplinari nei miei confronti. E quindi, cioè, capisci che la situazione, almeno nella mia testa, diceva: qua ti stanno mandando via. E io non lo accetto. Non lo accetto perché è mio diritto lavorare. Mi sono fatto male, purtroppo, al lavoro. Perché adesso io non sono più idoneo alla guida, devo andare in mezzo alla strada. A me non mi sta bene. Io ho il diritto di ritornare al lavoro, anche in un'altra mansione, a fare qualsiasi cosa, non mi interessa cosa, pure se devo andare a pulire per terra, se devo tagliare le aiuole, non mi interessa, qualsiasi cosa. Però non esiste che uno viene licenziato perché si è infortunato sul lavoro. Non esiste.